cercavo acqua perché ero senza. Per fortuna ho trovato un amico che si chiama Giuseppe Cannizzaro, che mi ha offerto gentilmente 2 litri di acqua e anche delle caramelle. Veramente volevo offrire anche la birra, ma non ho preso. Va bene, va bene. O del vino, se riesci a sopportarlo. Meglio di no, perché dopo mi fermo alla prima aiuola e me la dormo lì. Qui abbiamo una bella zona, guardate, una bella piscina che inviterebbe a buttarsi dentro, ma non abbiamo il tempo. Noi dobbiamo tutti i giorni pedalare, pedalare e pedalare per arrivare oggi a Cefalù, ma poi a Messina e poi in Calabria, quindi abbiamo da fare, insomma. Ho capito. Beh, tantissimi auguri, complimenti. Tra l'altro complimenti a te, perché so che sei un volontario anche tu, cioè ti dai da fare per la Caritas. Assolutamente sì. Cosa anche fai? Per la Caritas. Racconta un po', giusto per... No, sono l'ingegnere, anche se da gennaio sono in pensione, però c'ho una SRL. Ok. Faccio un rilievo con i droni. Ok. Sviluppo di 3D con i droni, insomma, il seminario su questo. E fai delle feste di tanto per la Caritas, mi dicevi? Faccio per la Caritas, sì, ma le faccio anche quelle personali, private. Ok. Ma, diciamo, metto a disposizione di chi non può, certo. Di chi non ha. Questo è molto importante, perché io sono in giro pedalando per l'Italia, che è la mia iniziativa proprio per stimolare le persone a fare volontariato. Quindi quando incontro persone come te sono molto contento. Comunque io non faccio solo l'ingegnere, faccio anche l'operaio. Vedo, ma si sta, c'è uno che si dà da fare, insomma. Ti ringrazio e ci vediamo assolutamente, presto. Assolutamente, tanti auguri. Ciao, grazie. Ciao, buon viaggio. Ciao, ciao.